Ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo qui oggi su Kaiserpunk, su questa demo. Io ringrazio Mauro Migliavacca, utente di YouTube, per avermi consigliato questa demo che sono curiosissimo di provare assieme a voi. Allora, io andrei di mappa predefinita, tutorial. Gli diamo il benvenuto alla Baia Vista Mare, una mappa costiera con villaggi, rovine e campi di battaglia abbandonati. La natura rivendica i resti di insediamenti un tempo vivaci, offrendo un inquietante connubio tra storia e bellezza. Andiamo subito. Addirittura il mio retaggio. Allora, il mio retaggio... madonna, c'è un sacco di roba. Allora... lo spirito del pioniere, quindi maggior velocità nel raccogliere e nel riparare, i concili, i sacri concili, no? I consigli e cose, quindi fast, quindi l'esercito si dispiega più velocemente. Diplomatic Hub, mi alleo con le antenazioni più velocemente. Poi Manifest Destiny, quindi ho una grande influenza nel rendere instabile le altre regioni vicine. Wildlife Conservancy, che mi dà la possibilità di incrementare i puns, sono, credo, delle grandi zone, vabbè, insomma, incremento i depositi di risorse. Cultural Renaissance, quindi c'è l'immigrazione maggiore, quindi che vengono da noi, nel giro dei mercanti che aumentano il volume dei commercianti da noi. Scientific Renaissance, quindi c'è maggior sviluppo, penso, della società in questo caso. Una potenza industriale, quindi costruzione più veloce e anche delle riparazioni. Nautical Mastery, quindi maggior velocità di movimento da parte della flotta. Disciplina marziale, più bonus di attacco alla fanteria. Armonia, un bonus passivo di morale che non è male. Prosperità della via della seta, quindi migliori accordi commerciali. Monolithic Unity, quindi la stabilità della regione diminuisce molto lentamente. Technological Ascendancy, Faster Breakthrough Screen, non so cosa sia. Esploratore. Incrocio di civiltà, quindi un miglioramento della diplomazia con altre nazioni. Agricoltura sostenibile, quindi produco maggiori risorse dal farming. Una disciplina ben importante con l'addestramento delle truppe velocizzato. Nomadi, quindi prendo più risorse dalle regioni deserto, magari dalle Amazzoni, dalle foreste, terre sfarmate dalla montagna. Io farei, per cominciare, io voglio fare Harmony. Nome della città, come la chiamiamo? La chiamiamo River Rock. E ci mettiamo questo. Difficoltà, io non conosco niente, è in tutorial, quindi io lascerei tutto così com'è, non voglio farmi niente di troppo... è un tutorial, quindi... non voglio fare casino, bordello, insomma. In the early 20th century, the world was consumed by the flames of an unending conflict. The Great War, which was expected to draw to a close, instead spiraled into an abyss of perpetual warfare. The hopes for peace and restoration shattered as the envoys of the Versailles Peace Treaty were brutally assassinated, plunging the world into further chaos. As the years rolled on, the global stage transformed into a battleground where nations fought relentlessly, their war machines fueled by unquenchable thirst for power and dominance.
Monarchies and empires, once pillars of strength, crumbled under the weight of constant warfare and the shifting tides of history. Bene. A battalion of battle-weary soldiers, having deserted the relentless conflict, returned to their once familiar land, only to discover a haunting sight, a desolate wasteland of ruins. Amidst the crumbling remains of a nation, they encounter the lingering echoes of war, grappling with the ghosts of their past and the harsh realities of a world forever changed. Undeterred, they rally together, fueled by a resilient spirit to rebuild not just their lives, but also their shattered nation. Di quando la guerra li ha completamente distrutti, e quindi dobbiamo ricostruire. Ancora schermaglie, attenzione, attenzione, schermaglie in corso. Il nemico si insidia ancora vicino a noi. Ogni viaggio comincia con un piccolo passo. Non è molto, ma è un inizio. Il battaglione ha cacciato i violenti briganti dalla chiesa locale, stabilendo un quartier generale. E dalla guerra nascerà la pace. Ma dalla pace uscirà la guerra? Vedremo subito. Allora, cosa possiamo fare noi adesso? Ti dai benvenuto nel mondo di Kaiserpunk. È un mondo abbastanza spoglio, almeno agli inizi, ma siamo certi che cambierà le carte in tavola, specialmente grazie all'aiuto dei dirigenti cittadini della tua città-stato. Una che assurdi il controllo della chiesa ed è diventata la tua base operativa, prendiamoci un paio di minuti per familiarizzare con l'interfaccia. WASD, così, e un po' sta base. Molto interessante. Ok. Abbiamo le rovine, quindi... quindi noi possiamo scrappare queste rovine, nel senso di distruggere e prendere le loro risorse piuttosto che ripararle, ed effettivamente sarebbe meglio, ecco. Io faccio due screenshot per vedere se posso usarle come foto per la miniatura. Vabbè, molto interessante questo schema, questa storia, finale alternativo alla nostra epoca, diciamo che è molto interessante. Abbiamo ripulito in diverse settimane quasi metà del villaggio. Ok, che succede? Che è successo? È impazzito tutto. Ok. Dove sono? Perché mi trovo qui? Cosa c'è? Costruisci una miniera adatta su questo deposito per estrarre risorse. Quindi, impianti. Deposito, abitazioni, edifici agricoli. Tutti si sono impegnati duramente, ma il lavoro è finito. Vabbè, forse non è finito. Anche alcuni civili si sono uniti a noi, si erano nascosti tra le rovine. Dovremmo cominciare a costruire delle abitazioni, altrimenti le persone si avranno. Sono d'accordo, costruiamo gli edifici e costruiamo, come si fa, anche con ecco. Facciamo così. Scopri moderni.
fatto nelle prime due case. Ok, devono essere collegati al centro cittadino, quindi per fare la strada sterrata che va, penso, diciamo così. Ok. La tua nuova capitale sta anche appena emergendo dalla guerra e dalla distruzione, ma non è una scusa per indugiare nel caos. Una buona rete stradale che connette anche gli anti di più reconditi farà in modo che il distretto si evolva adeguatamente e regolarmente. D'ora in poi i tuoi cittadini dovranno occuparsi del recupero e delle riparazioni. Collegare il tutto. Vabbè. Continuiamo. Vabbè, il codice qua non è molto saggio. Stiamo a malapena riuscendo a tirare avanti con il cibo e ogni giorno ci sono dei rifugiati. Qua c'è un errore. Vabbè, insomma, dobbiamo costruire ogni ciclo produttivo. Che dura 12 ore di gioco, gli edifici producono una specifica quantità di prodotto. Vabbè, insomma, quindi dobbiamo costruire una fattoria, ma la fattoria c'è qualche fatto di fertilità come tropico? No, mi pare di no. E allora io direi di procedere a metterla proprio qui, non lo so, e la colleghiamo subitissimo. Ci manca ancora qualcosa. Forse il deposito? Dobbiamo costruire un deposito. Ok. Che era qui. No? No, sbagliato. Era questo. Il deposito lo voglio fare qui vicino. Ok. Il deposito c'è. Ci siamo. Ok, abbiamo bisogno di manodopera per rafforzare la nostra città. Ho notato altri cittadini nascosti nelle rovine. E io come faccio a distruggere le rovine? Due case di braccianti. Ah, vabbè. Pensavo. Vabbè, non devo pensare. Facciamo così. Ok, il nostro piccolo villaggio inizia a prendere forma. No, abbiamo sbloccato nuove cose. Va bene, quindi io voglio distruggere sta roba, posso farlo? Recuperare materiali ci può far arrivare solo fino a un certo punto. Non possiamo contare sul fatto che i cercatori si imbattono di materiali da costruzione. Dobbiamo produrre da soli. Ah, ok. Quindi un capanno del taglialegna, però dove c'è la legna, giustamente? Dove sta sta cazzo di legna? La segheria la voglio fare qua vicino con le strade. Ok. Nemici in avvicinamento. I sentinelle riferiscono che gli sta avvicinando un vasto gruppo di persone. Probabilmente sono i compagni degli abitanti precedenti. Ordini. Io voglio provare a parlare. Bene. Hanno distrutto la nostra chiesa, o almeno il campanile. I nemici ci stanno attaccando con dei carri armati che, Madonna santa, questo è morto. Tutti morti. Questo si ritira. Perché devi ritirare? Vabbè. Niente. Distruggi il ponte, distruggete il ponte. C'ha proprio i barili di fuoco, di fiamme, niente.
Vabbè. Bene. Ma pensai addestrare e mantenere un'armata consuma molte risorse. C'è una fabbrica nella regione, in rovina. Battaglione si muove con cautela nel terreno pericoloso di una fabbrica in rovina, portando alla luce macchinari e attrezzi che un tempo alimentavano la produttività. Un incontro fortuito di un gruppo di lavoratori esperti. Portiamone con noi. 10 fabbricanti, che sono questi? Devo dire che mi sta piacendo molto. Molto particolare. Le tue scelte fanno una differenza per il momento. Mi sono molto contento di ciò. Facciamo questa discarica di lontano. Adesso cose piccole facciamole subito. Allora, se io dovessi aprire la mappa del mondo. Ok, io sono qui. Meglio con il mio esercito. Guarda qua, beh. Muy sanguigno. La sicurezza pubblica è l'elemento base. Quindi cosa vuoi che io faccia? La sembra dei bambini? Non diventano autosufficienti. Segheria. Ma io già ciò. Miniera inferno. Dove? Miniera di carbone. Ecco. Qua una fonderia. Ho bisogno di elettricità. Sì, ho costruito.
devo farla marciare. Ok, devo far marciare. Quindi facciamo solo questo e poi chiudo. Mostri della mappa del mondo. Allora, la Carpazia. Quindi ok, tu vai qua. Madonna, tutto quello non sono riuscite. Vabbè, allora, diminuiamo sta monnezza e ci facciamo un bel po' di roba armata pronta. Vediamo un po'. Perfetto, molto bene. Vabbè, non va niente. Il mondo è fatto da regione. Va bene, ragazzi. Io credo di fermarmi qua perché altrimenti il video dura anche troppo. Devo dire che sono molto soddisfatto. L'unica cosa che voglio fare è fare i componenti per la pistola. Ok. Ci servono i fabbricanti. Fabbrica di gemme così. Abbiamo la costruisco un attimo. Miniera di rame. No, aspetta. Case dei fabbricanti. Uno, due, tre e quattro. Poi. E canse come date. Ora, devo dire che va bene vibes tra anno un po' tropico molto particolare. Mi piace parecchio questo gioco, però credo di aver portato abbastanza. Voglio salvare una partita. La chiamo video. Va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace. Ringrazio Mago di nuovo per avermi fatto conoscere questo bel gioco. La demo è disponibile su Steam. E noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao, ragazzi.